Buon pomeriggio a tutti, siamo di nuovo qui con voi e siamo a Twin in Toscana. Quest'oggi abbiamo organizzato una festa per festeggiare l'Europa e per festeggiare le Twinning Day. Ci siamo già incontrati questa mattina e abbiamo aperto la giornata con Sara Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, e questo pomeriggio invece ospitiamo delle amiche, degli amici, nonché grandi professionisti del mondo dell'istruzione. E in questo appuntamento delle 16 abbiamo con noi Luisella Mori e Marina Marino, che sono due docenti di scuola media di secondo grado. Luisella insegna lingua e cultura inglese, Marina insegna lingua e cultura francese. Entrambe ambasciatrici Twinning per la Toscana, entrambe docenti Erasmus. Quindi io, ragazzi, sono proprio nella meraviglia delle meraviglie. Io partirei da Marina e chiederei a Marina che cosa, come ha incontrato i Twinning e che cosa ha significato per te questo incontro. Allora, grazie. Intanto, buonasera a tutti. Io vorrei raccontarvi questa storia perché è una storia piena di entusiasmo pedagogico. Perché questa storia inizia nel 2005-2006, quando nasce Twinning, e nasce proprio da un'esigenza: l'esigenza di aprire una specie di gabbia pedagogica, quella in cui in quel momento, ma anche insomma tante altre volte, noi insegnanti ci troviamo rinchiusi, la gabbia del fare le cose, diciamo, per routine, diciamo secondo i programmi, diciamo secondo quello che la classe con i muri ci impone di fare. E niente, era un'esigenza di volare via, di aprirmi, di cominciare un viaggio. Infatti, il Twinning, che poi mi ha portato a Erasmus, è stato proprio un viaggio di scoperta e è nato quindi da un'esigenza talmente profonda che avevo un'energia, dico io, di volo. E infatti mi ci sono proprio buttata in un momento in cui poco si parlava di questo, soprattutto di Twinning. Poco si parlava di tecnologia a scuola rispetto a poi all'utilizzo che in questo tipo di gemellaggi se ne fa. Questo viaggio è diventato un'avventura che si è trasformata sempre più in un viaggio di ricerca, un viaggio di ricerca pedagogica e un viaggio di ricerca verso la creatività a scuola utilizzando le tecnologie. E rimanendo con questo lo insegna i Twinning moltissimo, rimanendo molto però concreti e razionali, perché non bisogna confondere, questo lo dico sempre, la creatività con l'improvvisazione. Invece la struttura stessa dei gemellaggi e Twinning e Erasmus hanno una struttura veramente molto, molto concreta e razionale. Questo è un viaggio che mi ha cambiato completamente, profondamente, mi ha cambiato come docente in maniera sicura, al 100%, come persona moltissimo. Perché? Perché ha creato in me e nei miei alunni una disposizione costante verso il nuovo. Verso il mettermi in discussione, verso il cadere e rialzarsi, verso il confronto, verso l'accettare quello che di improvviso è nuovo, entra nella vita professionale. Questo è un po' un difetto, secondo me, di tutti noi, particolarmente degli insegnanti. Siamo abituati ad avere la nostra sedia da regista e quando questa sedia ci sembra di non averla, questo può rendere insicuri. Invece, il buttarmi in un momento in cui all'inizio specialmente non ero molto sicura con le tecnologie, mi ha reso più forte, mi ha reso più capace di imparare dagli altri. E, ecco, questo lo racconto perché in questa festa dell'Europa si deve anche festeggiare chi in Europa si avvicina. Quegli insegnanti che si avvicinano oltre a quegli alunni, mettendosi in discussione e dando agli altri, perché questo è anche Erasmus e soprattutto questo è Twinning. Io ringrazierei e ringrazierò sempre tutti i miei colleghi europei
dal primo collega che mi diceva, mi ricordo, ovviamente tu lo sai fare un wiki, chissà quanti wiki hai fatto con i tuoi alunni, e io ovviamente non l'avevo mai fatto. E mi disse all'inizio di questo percorso di scoperta, ricordati che le tecnologie devi sempre considerarle, era un formatore, un mezzo, non esplodono e non devi averne paura. Questo mi ha dato questo approccio diciamo di gioia nell'affrontare le cose, quindi quasi come un bambino che gioca mi sono avvicinata agli strumenti che, visti ora col senno di poi, mi dico ma guarda che incosciente, e non ho avuto paura in quel momento di far vedere ai miei alunni che non ero al top di queste, ho imparato quindi insieme a loro. Questo ovviamente lavorando a distanza con colleghi che hanno classi dall'altra parte della porta trasparente e non la gabbia che è il computer, ha creato una grande complicità enorme tra colleghi che magari sono a 2000 chilometri di distanza, e li ringrazio tutti perché tutti mi hanno dato e mi continuano a dare cose importantissime, perché è un confronto vero, intenso, empatico, attraverso culture che sono diverse, perché nel tempo si incontrano colleghi di tutte le culture, di tutte le lingue, ma l'effetto è, oltre al fatto di diventare un po' più umili, è anche quello di diventare complici dei propri alunni nel senso positivo, nel senso di dare a loro l'appoggio che richiedono questo tipo di attività. Si diventa coach, si diventa comunque la sedia di regia, cambia posizione ma con la competenza e il criterio della guida. La complicità che danno i gemellaggi e twinning sfocia inevitabilmente all'esigenza di fare Erasmus. Questo poi ne parlerà la mia collega Luisella, perché ecco, per me è stata la strada opposta dai twinning verso Erasmus e poi Erasmus dentro i twinning, di questo magari parleremo. Perché Erasmus mi ha consentito di portare in maniera ancora più strutturata, con i finanziamenti, degli approfondimenti in quelli che erano dei percorsi molto spesso già avviati da anni. E l'esperienza di Erasmus per gli studenti del liceo è una delle cose più belle che penso di aver vissuto e che ricordo in questo momento diciamo di festa. La prima mobilità individuale per gli studenti, che è stato un momento magico. Gli studenti che l'hanno affrontata con la stessa mia energia, con la stessa, e la complicità con i genitori. Una delle meraviglie di Twinning e di Erasmus credo sia quella di creare un grande anello tra la scuola come istituzione, l'istituzione europea, il gruppo all'interno della scuola, ma anche al di fuori. Quindi, e al di fuori ci sono le famiglie, ci sono i genitori, le mamme, coloro che assistono dall'esterno, le famiglie che sono nell'altro paese, le classi. È una specie di valanga di ritorni positivi, di aiuti reciproci, di crescita continua, culturale e linguistica ovviamente, perché poi diventa l'ultima cosa alla fine, è umana. Quindi in fondo si parte da competenze, alla ricerca di competenze per arrivare a rendersi conto che le competenze che si sono apprese a quel punto sono arrivate e non ce ne siamo accorti, e sono forse l'ultima sensazione quella di aver appreso competenze. Invece questo c'è perché poi si a un certo punto te le vedi davanti e soprattutto le vediamo rispecchiate nei ragazzi che col tempo hanno seguito poi il contagio. Dicevamo prima con le colleghe, prima di iniziare,
è il virus, noi l'abbiamo detto spesso, noi gli ambasciatori, chi fa i twinning, chi fa Erasmus, dobbiamo essere un po' virus positivi, non Covid, e i ragazzi spesso seguono queste strade, perché basta cominciare a vederle queste strade, questi sentieri. In ultimo, la continuità, perché è la cosa più grossa, diciamo, quando si scoprono questi sentieri e si va verso queste strade, prima o poi si incontrano strade che diventano ben piastrellate, ben solide. Io ho avuto un avvenimento importante nella mia vita è stato di rendermi conto che si impara molto di più rimanendo costanti con qualcuno che impara insieme a te. Voglio dire, all'inizio di uno di questi progetti, con una scuola di Brest, avevamo le stesse esigenze. Dopo 12 anni lavoriamo ancora insieme. Abbiamo avuto 12 generazioni di ragazzi, abbiamo fatto mobilità, abbiamo fatto Erasmus, abbiamo fatto prima Comenius, ma sempre Twinning. Cioè, il Twinning è rimasto il nostro filo rosso e abbiamo messo tutto in un unico blog, il blog di Ivoa con il mio collega Jean-Michel Lebeau del liceo Iroise di Brest, e questo blog legge all'indietro le nostre storie. Anche questa è una cosa interessante, quella ne parleremo, forse ci saranno altre occasioni, le abbiamo avute come Twinning Toscana, di parlare di documentazione, perché tutto questo enorme bagaglio, apprendimento, piacere pedagogico, ricchezza umana, va conservato perché non serve solo a noi, ma serve ai nostri colleghi nella nostra scuola, serve ai nostri alunni, serve ai colleghi lontani che di nuovo potranno servirsene. Io non so se sono andata oltre i miei tempi, chiedo a signora Bernabei, credo che ultima cosa, i gruppi come questo di Twin in Toscana che ci sta ospitando in questo momento siano dei gruppi in cui si vive Erasmus e si vive i Twinning. Tutte queste, io sento che tutte le cose di cui sto parlando e cui vi ho parlato sono caratteristiche vitali di questo, delle, e come per me, delle persone con cui condivido questo percorso e che non vedo tutti i giorni, come non vedo mai i miei colleghi che si trovano a 3.000 km, 2.500 di distanza, ma con i quali questo approccio, questa metodologia invece mi rende vicina. Sì, devo dire che, oh scusami, no, pensavo No, avessi figurati. concluso. Devo dire che l'aspetto di vicinanza a distanza è una di quelle cose che ci hanno anche dato grande energia in questo periodo, no? Perché ci siamo riuniti a distanza, abbiamo fatto aperitivi virtuali, cappuccini, tè, quindi ci siamo visti in diverse ore del giorno per organizzare, per pensare, anche semplicemente per esserci e per confrontarci anche con diverse questioni, anche non sempre positive, che emergono da questa situazione di lavoro a distanza con gli studenti, no? Per cui è un elemento, si diceva anche con Sara, è qualcosa che fa bene da tanti punti di vista. Io passerei proprio dare lo stesso spunto a Luisella, cioè come invece tu l'hai. Ci sei entrata, come, che cosa ha cambiato di te, cosa ha significato per te, cosa significa i Twinning ed Erasmus? Dunque, io in realtà avevo avuto un piccolo assaggio di mobilità europea ai tempi in cui ancora non insegnavo, perché sono partita per una mobilità che ai tempi si chiamava Leonardo, quindi una mobilità per fare uno stage nel Regno Unito parecchi anni fa, quindi prima di diventare insegnante. E quindi mi era sempre rimasta questa voglia di farlo anche da insegnante.
perché era stata un'esperienza molto interessante in cui avevo lavorato per un mese in un'azienda di marketing in un paesino della campagna inglese, facendo interviste sia telefoniche che in presenza. Per strada fermavo le persone per fare queste indagini di mercato. E quindi poi, niente, quando ho iniziato a insegnare, quindi avevo sempre avuto il desiderio di organizzare scambi culturali o di far vivere questa mobilità che per me era stata così importante anche agli studenti. Ho avuto la fortuna di avere una dirigente illuminata che appena entrata, diciamo, di ruolo nella scuola dove insegnavo, il Fermi di Pontedera, mi ha parlato di twinning, mi ha chiamato nel suo ufficio Cristina Cosci, una bravissima dirigente, eccezionale, mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha detto: guarda Luisella, te che sei giovane, mi hanno parlato nel corso di formazione da dirigente scolastica di una cosa che si chiama i twinning, guarda un po' se capisci, mi è sembrata una cosa interessante, guarda un po' se approfondisci e vedi insomma di cosa si tratta. E quindi io sono andata a cercare questo e-twinning e ho scoperto un mondo che non conoscevo, era già nato da qualche anno, quindi penso sia stato nel 2008 questo. Quindi mi sono messa a guardare, mi sono iscritta e poi mi sono messa un po' a esplorare la piattaforma e è stata una folgorazione, perché proprio mi è sembrata una cosa fantastica, cioè un modo per mettersi in contatto con colleghi da tutta Europa, dai paesi, non solo paesi di lingua inglese, ma anche qualsiasi altro paese dell'Unione Europea. E quindi ho iniziato, ho utilizzato il forum per cercare qualche contatto, ho fatto un primo progetto di twinning con una mia classe, con un insegnante greco. Ed è stato veramente bello, perché ho visto questi ragazzi che studiavano, erano degli alunni di una prima superiore di un istituto tecnico, quello dove insegno tuttora, e che faticavano un po' a entrare nell'inglese. Invece questo fatto di avere degli adolescenti come loro, dall'altra parte del computer, che se loro scrivevano qualcosa rispondevano, che magari pubblicavano dei post o delle slide con delle loro ricette, con la loro musica preferita, o che inviavano foto degli sport che praticavano, è stata una cosa che veramente li ha presi tantissimo. E anche successivamente, questo l'ho visto in un altro progetto con una docente della Repubblica Ceca, al punto che poi alcuni ragazzi mi sono venuti a dire che anche in estate avevano continuato a corrispondere con questi ragazzi stranieri. E quindi, insomma, da qui è nato anche l'idea di provare a fare un progetto Erasmus. E infatti con questa docente della Repubblica Ceca poi abbiamo trovato altri partner e abbiamo partecipato a un primo partenariato, quindi nel 2009-2011. E questa è stata anche un'esperienza molto formativa, sia per me sia per le colleghe che mi hanno dato una mano nell'organizzare. E la cosa che vorrei anch'io dire, che ha già un po' già detto Marina, è che non dobbiamo avere paura, perché in effetti se io ripenso adesso a questo primo partenariato, che all'epoca si chiamava Comenius, eravamo veramente sgangherati, cioè la prima mobilità che abbiamo fatto in Grecia. E io mi ricordo ancora questo collega Panayotis, che era disorganizzatissimo, cioè aveva cercato di organizzare delle uscite, delle escursioni, delle attività a scuola, ma non tornava mai nulla, l'autobus arrivava un'ora dopo, oppure arrivavamo al museo che stava per chiudere, o magari il giorno in cui dovevamo fare una presentazione a scuola non funzionava il cavetto, cioè è stato un disastro a livello tecnico e organizzativo. Un disastro da cui sono nate delle amicizie che ci hanno portato poi a fare ulteriori progetti insieme. Infatti con alcune di queste scuole siamo al quarto progetto, quindi dal 2008 adesso stiamo ancora collaborando. Sono nate amicizie per cui anche con alcuni dei docenti che erano lì ci sentiamo ancora, alcuni addirittura ora sono in pensione,
però ci sentiamo regolarmente, se capita l'occasione ci vediamo. I ragazzi ugualmente, nonostante fossimo in una località sperduta del Peloponneso, dove addirittura c'era stato il terremoto alcuni mesi prima, e quindi le case fossero case veramente semplicissime, alcune, cioè veramente famiglie povere anche per la maggior parte, hanno apprezzato tantissimo l'esperienza e addirittura alcuni di loro hanno poi collaborato in altri progetti e anche successivamente nelle loro scelte personali hanno continuato esperienze internazionali, hanno fatto delle scelte che alla fine ti portano a pensare che davvero non è uno slogan il fatto che Erasmus ti apra la mente e ti cambi la vita, perché è veramente così. Quindi la cosa importante secondo me è capire che l'Europa è apertura, è opportunità, anche se non è la situazione perfetta, cioè se per iniziare inizio con un progetto in cui magari alcuni partner sono meno esperti, in cui sorge qualche problema, si impara nel percorso, si imparano tantissime cose. Io in questo primo progetto ho imparato per esempio a utilizzare il blog nella didattica, perché il docente tedesco Oswald, che è tuttora un mio amico e che adesso è in pensione, utilizzava già il blog con i suoi alunni, quindi piano piano abbiamo imparato anche noi a utilizzarlo e soprattutto a non aver paura di sbagliare, a non aver paura della tecnologia. E poi questo Erasmus e questo e-twinning ha permeato un po' tutta l'azione didattica del Dipartimento di Lingue della mia scuola, perché piano piano tanti si sono avvicinati, quindi addirittura adesso abbiamo in corso vari progetti, sia Erasmus sia e-twinning, di vari insegnanti, di vari gruppi che lavorano su tematiche diverse. Ad esempio quest'anno abbiamo un progetto sulla sostenibilità ecologica, sia e-twinning sia Erasmus. Quindi la cosa importante è non avere paura e capire che sono opportunità incredibili che ti cambiano la vita, ti cambiano la carriera, ti fanno conoscere realtà diverse, e che non è importante se si insegna inglese trovare la scuola inglese o trovare la scuola irlandese, ma che si possono fare bellissimi progetti in inglese, in francese, in spagnolo, con scuole di Grecia, Polonia, Romania, Bulgaria. Io uno dei progetti più belli me lo ricordo con una scuola bulgara. E quando sono ritornata in Bulgaria per conto mio, mi sono organizzata per incontrare la docente con cui avevo fatto questo progetto, perché era rimasto un legame e magari succederà che faremo di nuovo qualcosa insieme. E al tempo stesso Erasmus è anche aprire la propria scuola, perché non è solo andare, ma è anche accogliere, anche il momento dell'accoglienza è altamente formativo, quindi accogliere uno studente straniero nella propria casa, nella propria classe, ma non solo, anche un assistente, perché Erasmus permette di ospitare anche assistenti stranieri. A volte ci si rende conto di quanto siano diverse le realtà scolastiche e le culture, anche ospitando un assistente che magari venendo dalla Turchia considera le nostre classi altamente indisciplinate, oppure venendo dall'Ungheria non è abituato a certe modalità nostre. Per esempio l'interrogazione è una cosa che stupisce sempre gli assistenti stranieri, a parte che io nemmeno le faccio le interrogazioni, però solitamente quando arrivano vanno a fare co-teaching con vari insegnanti, non stanno solamente con me ma anche con tanti altri colleghi, quindi hanno l'opportunità di vedere tanti stili di insegnamento diversi, ma anche tante realtà diverse, di apprezzarne i vantaggi, gli svantaggi, le differenze, le opportunità. Quindi in ogni caso e in ogni modo lo si voglia presentare, il mondo di Twinning e il mondo di Erasmus sono veramente opportunità grandissime sia per gli studenti, sia per noi docenti, ma anche per i dirigenti e per le famiglie, perché anche per una famiglia
trovarsi a organizzare una cena a scuola per salutare i ragazzi che sono stati ospitati per una settimana, aprire le porte della propria casa, magari non parlando una lingua straniera, ma trovandosi a organizzarsi per cercare di comunicare, è comunque un grande cambiamento, una grande opportunità. Sì, sicuramente anche per le scuole, per esempio l'opportunità di avere degli assistenti Erasmus, assistenti di lingua Erasmus, può essere una chance anche veramente a livello di risorse, perché insomma non sempre e non per tutte le classi, magari dal punto di vista istituzionale c'è la figura, sicuramente non in tutte le classi c'è la figura del conversatore madrelingua, ma anche per esempio si torna all'annosa questione CLIL, no? Cioè la possibilità di avere in classe, magari col docente disciplinarista, una risorsa che sia un supporto forte dal punto di vista linguistico. Quindi sono veramente opportunità in cui bisogna mettersi dentro, perché sono incredibili, tanto più che insomma le scuole pubbliche non hanno poi tutte queste risorse no, a cui attingere. Dunque sono veramente delle risorse che, finché le avremo, e se le avremo, sarà sempre buono per tante ragioni attingervi. Io vi chiederei un'ultima battuta, perché siamo andate oltre, ma non fa niente, cioè, credo che sia interessante, anzi quello che dite mi è piaciuto molto, quindi ho lasciato andare il tempo e mi sembra che sia giusto così. Dal punto di vista, ecco, entrambe avete, come tutti noi, fatto l'esperienza della didattica a distanza in questo momento, insomma forzatamente, no? E vorrei chiedervi un parere abbastanza, diciamo personale, sulla base della vostra esperienza, non solo della DAD, se ne è parlato tanto, della didattica a distanza, ma come vedete voi, per esempio, l'ipotesi di una formazione blended, che non sia forse tanto metà scuola, metà casa, mi auguro, ma vista come la vedete voi questa faccenda di una formazione un po' in presenza, un po' a distanza, o tutta a distanza, insomma, che ne dite voi? Partirei da Marina. Io penso che chi ha fatto i twinning, mi sentite? Sì, mi sentite? Sì, sì. Chi ha fatto i twinning, ed è una cosa naturale, noi la didattica a distanza l'avevamo già fatta e la facevamo prima, perché i twinning è didattica a distanza. Infatti credo che chi fa i twinning non si sia quasi accorto del cambiamento, né gli alunni né i docenti. Chi è abituato a fare però dei twinning una didattica, cioè c'è una differenza secondo me tra considerare il twinning un momento, un progetto, e questo non va bene, perché non è lo spirito della didattica di twinning, e invece chi lo utilizza, come tantissimi di noi, come metodologia. In questo senso vorrei un attimo sapere se mi sentite, perché ho l'impressione di no. Sì, benissimo. Sì, sì. Fare didattica a distanza utilizzando dei criteri che sono dei criteri che danno valore alla didattica a distanza, ma non perché la valorizzano in senso estetico o diciamo è bella e bella, ma che le danno un peso, un valore importante, ed è organizzata bene, nel senso che non è frontale, perché non dobbiamo di fare della didattica a distanza una copia malissimo fatta della, allora è secondo me in alcuni casi molto efficace. Per esempio, ho avuto in questi mesi alcuni esempi di alunni che in classe erano più silenziosi, meno partecipativi, meno bravi, che con questo tipo di didattica invece sono fioriti, proprio letteralmente fioriti, perché è possibile molto di più osservarli uno per uno, per il tipo di strumenti che la didattica a distanza può mettere a disposizione, perché loro hanno un loro spazio individuale che talvolta anche nelle dinamiche di classe non è semplice conquistarsi.
Io credo che la didattica a distanza, se si carica di affettività, il che è possibile, quindi quando non è frontale, quando utilizza l'osservazione continua e non l'interrogazione davanti allo schermo, che è una cosa, oddio, ecco, no, non si può aprire questo capitolo, ma andrebbe affrontato. Quindi quando si utilizzano gli schermi per usare interazione, il libro interattivo, gli strumenti che ci mette a disposizione il web per lavorare anche in modo gratuito con questi strumenti, allora secondo me è molto efficace, è molto molto efficace. Spero che chi decide queste cose sappia scindere, ecco, queste due cose, perché sicuramente tutti lo sanno, ma bisogna che passi questa idea, già dare un valore, dare un valore, questo è anche nella parola valutazione, perché non è vero che non dobbiamo valutare durante e questo ha tolto valore, perché lo studente è abituato a dire prendo il voto, quando non lo trova non è abituato a considerarlo di valore. Quindi su questo dovremmo fare un webinar. Guarda, Simona, propongo un webinar sulla valutazione Portiamocelo, a distanza. assolutamente, per scardinare un po', ma insomma non sarebbe male. Luisella, che Sì, cosa... no, anch'io, cioè, sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Marina. Cioè, prima mi è venuta questa cosa dell'interrogazione perché io sono anni che non interrogo, fra Anch'io. virgolette, come si intende l'interrogazione nella scuola italiana, ma ogni volta che abbiamo ospitato un assistente, ne abbiamo ospitati ungheresi, belgi, spagnoli, portoghesi, turchi, greci, praticamente da tutte le nazioni europee, rimangono veramente strabiliati quando capiscono di questa interrogazione che è tanto di moda nella scuola italiana. Sembra tanto insostituibile, ma in realtà non serve a nulla, secondo me. Sì, cioè, ovviamente la scuola a distanza ha problematiche diverse a seconda dell'ordine di scuola, quindi non voglio entrare nel merito di chi ha bambini più piccoli, perché ovviamente si tratta di situazioni completamente diverse. Però nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per chi già era abituato ad utilizzare i Twinning, ad utilizzare determinati strumenti, che sia Google Classroom, che sia Padlet, che sia qualsiasi altra cosa, in modo sensato, perché ovviamente, come diceva Marina, lo strumento serve se ha un senso, cioè se io devo utilizzare lo strumento per dire che sono tecnologica, non ha senso. Però se lo strumento mi serve per raggiungere un obiettivo, allora lo strumento ha senso, ha valore. Quindi per chi già conosceva il valore di determinati strumenti e li utilizzava quotidianamente, questo passaggio alla didattica a distanza ovviamente non è stato per niente traumatico né per i docenti né per gli studenti, perché erano già abituati a ricevere documenti, materiali e a loro volta a creare, perché queste tecnologie ci permettono di far sì che lo studente produca e crei materiali, che diventi l'attore e il protagonista del suo apprendimento. E ovviamente si può fare più facilmente con le tecnologie, perché anche semplicemente un role play, una video ricetta, una video recensione di un film o di un libro che io ho letto, se la devo far fare in presenza in classe a 27 alunni, ci metto minimo forse 2 settimane, minimo 8 ore. Se chiedo loro di fare un video, uno spot o un qualcosa a loro scelta, dando la libertà dello strumento da utilizzare, che io poi mi posso guardare e posso far vedere a distanza anche a tutto il resto della classe, o che me lo posso guardare quando voglio e commentare con calma. Chiaramente il tempo in cui lo studente è protagonista aumenta e il tempo perso diminuisce, perché anche nella famosa interrogazione, diciamocelo, quando si entra in una classe e si vede la seggiolina davanti alla lavagna con uno, due, tre studenti che chiacchierano vicino all'insegnante e tutto il resto della classe che sperando forse ripassa un'altra materia oppure fa due esercizietti che sono stati assegnati. Insomma, sinceramente il valore di questa ora di lezione non mi sembra così elevato. Mentre se io creo l'opportunità perché lo studente diventi
attore protagonista e possa creare dei prodotti multimediali anche liberamente, lasciandogli scegliere lo strumento da utilizzare, io non solo lavoro sulle competenze comunicative in inglese, in francese o in chimica se chiedo di fare un esperimento o in qualsiasi altra materia, ma lavoro anche su competenze trasversali come organizzative, comunicative, digitali, e in quel momento sto veramente creando il cittadino europeo, quello che sarà in grado di affrontare una realtà che ormai è complessa e che non si risolve imparando a memoria qualcosa per l'interrogazione, ma piuttosto pensando a cosa devo fare, scegliendo come farlo, quali strumenti, quale modalità, che tempi e in che modo comunicarlo. A quel punto io ho lavorato su un ventaglio di competenze anche trasversali che mi saranno utili veramente nel mondo odierno. Assolutamente d'accordo. Tra l'altro ci diceva un'amica che ci sta seguendo da Facebook, ci vuole molta formazione e capacità di flessibilità. Concordo al 200%, cioè la flessibilità secondo me è una delle più grosse, ovvero la mancanza di flessibilità è una delle più grosse tare della nostra categoria professionale, genericamente parlando, ovviamente non parlando dello specifico. Comunque devo dire che insomma io vi tratterrei chiaramente, ci sarà occasione per magari rifare un altro evento live dedicato ad altro. Nel frattempo vi ringrazio per aver condiviso. Sì, volevi aggiungere qualcosa? Una sola cosa, che quello che ha detto Luisella sulla creatività e gli strumenti, che ovviamente meriterebbe un capitolo a sé, è un esempio che si può già vedere in un progetto che come gruppo toscano abbiamo, la fondatrice è qui con noi e Simona Bernabei insieme a un'altra collega che è Laura Maffei, che vedremo dopo. E noi, Luisella, io e altri colleghi stiamo collaborando. Noi abbiamo dato ai nostri alunni, includendo anche colleghi di tutto il mondo, posso dire che non sono solo europei, il compito di creare dei diari di quarantena. E non abbiamo dato, come diceva Luisella, noi degli strumenti, stanno venendo fuori delle cose molto ricche, molto belle. Questa è la prova che nella didattica a distanza si può lavorare in un altro modo. Non è che i diari di quarantena fatti per esempio in inglese, in francese o in spagnolo o in tedesco non siano lezione. Hanno lavorato però anche sulle competenze di cittadinanza, hanno lavorato sulle competenze tecnologiche, quindi un progetto eTwinning sta mettendo a confronto storie umane, sta mettendo a frutto il lavoro sulla lingua, e bisognerebbe ecco mettersi di più a lavorare insieme. Io sto leggendo dei commenti che via via vi mando, ci sono persone che si stanno rincontrando dopo un sacco di tempo grazie insomma a questo incrociarsi, no? Laura sta dicendo bello incrociarsi alla festa d'Europa, sono assolutamente d'accordo. Allora Luisella, Marina, io vi ringrazio tantissimo, vi do un appuntamento a presto naturalmente e vi auguro buon pomeriggio. Grazie davvero di aver condiviso tutti i vostri punti di vista. Vi stanno salutando un sacco di persone. Grazie a voi. E quindi grazie. A presto, buon pomeriggio e noi ci vediamo fra poco a questo punto perché prossimo ci ricolleghiamo. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, ciao.